ormai è l'Europa il regolatore per tutto ciò che riguarda i controlli sugli alimenti, le ispezioni alimentari, il processo di produzione degli alimenti. Quindi in Europa siamo chiamati a definire un quadro normativo al quale poi tutti i 28 paesi si devono adeguare, o direttamente quando facciamo un regolamento, o indirettamente riprendendo nella propria ordinamento giuridico le direttive europee quando facciamo delle direttive. E quindi in questo processo oggi ho chiesto alla Federazione una maggiore collaborazione, una maggiore presenza a Bruxelles. E cercato di spiegare anche come agiamo a Bruxelles prima di arrivare a un testo legislativo finale, perché durante il processo c'è la possibilità di intervenire, modificare, emendare per arrivare a testi legislativi che siano più aderenti alle necessità del nostro territorio da un lato, ma anche, se necessario, più aderenti alle necessità di una categoria, agli interessi di una categoria, rispetto ai quali è ovvio che bisogna assicurare la presenza a Bruxelles. Noi abbiamo una commissione che ha un quadro legislativo e legifera su argomenti assai ampi, occupandosi di lotta al cambiamento climatico, energie, emissioni, ovviamente salute pubblica nel senso più ampio, sino alla sicurezza e all'etichettatura degli alimenti. Per cui in un ampio contesto legislativo nel quale sforniamo centinaia di provvedimenti ogni anno, abbiamo la necessità che su ogni provvedimento gli stakeholder, i portatori di interessi, ci definiscano il loro quadro, le loro esigenze per poter legiferare nel modo migliore. Come legislatori noi dobbiamo ascoltare tutti e ascoltiamo tutte le voci che ci pervengono, poi ovviamente cercheremo una sintesi e cerchiamo sempre una sintesi che garantisca in primo luogo la salute dei cittadini europei, la qualità degli alimenti sulle tavole dei cittadini europei, per poter garantire qualità da un lato e disponibilità di cibo in misura sufficiente alle necessità dell'Europa. Stiamo definendo la nuova legislazione sui mangimi e uno dei problemi che abbiamo di fronte è quello della resistenza antibiotica, perché molto spesso i mangimi medicati sono stati utilizzati in misura stabile nell'alimentazione e questo determina come effetto secondario una presenza che poi di residui antibiotici che poi si trasferiscono nella catena alimentare e determinano anche sui consumatori finali fenomeni di resistenza, e questo è negativo. Non possiamo pensare di utilizzare gli alimenti medicati come alimenti stabilmente impiegati negli allevamenti, perché hanno degli effetti collaterali che non vogliamo e che chiaramente dobbiamo combattere. Gli alimenti medicati devono essere utilizzati solamente quando necessario come strumento per la somministrazione di farmaci agli animali nel processo di allevamento e non come alimenti stabilmente impiegati, e su questo evidentemente faremo sentire la nostra parola come legislatori europei. Lavoreremo su questi alimenti medicati per chiudere la legislazione, spero che entro l'anno si possa arrivare alla definizione, ma poi continueremo con le norme di etichettatura e di origine sulle quali ancora dobbiamo trovare un equilibrio. Abbiamo il problema che molti paesi europei, ormai sono 5 o 6, vorrebbero impiegare le norme di etichettatura a semaforo, che sono deleterie per la dieta mediterranea e per i nostri prodotti. Dall'altro lato stiamo lavorando e lavoreremo ancora nell'ambito della veterinaria, nei processi di allevamento, per garantire un maggior benessere agli animali, soprattutto a quelli allevati in ambienti chiusi, rispetto ai quali ci saranno negli anni che verranno ulteriori legislazioni specifiche.